Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come a mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Di Cielo, volume 6, capitolo 18, 8 febbraio 1904. Ricordo che un altro giorno, continuando a sentirmi sofferente, vedevo che il confessore pregava Nostro Signore che mi toccasse dove io soffrivo per farmi calmare le sofferenze. E Gesù benedetto mi ha detto: figlia mia, il tuo confessore vuole che ti tocchi per farti alleggerire le pene, ma fra tante mie qualità io sono pure dolore e toccandoti, anziché diminuire, può crescere il dolore. Perché la mia umanità, la cosa in cui più si dilettò fu il dolore e si diletta ancora di comunicarlo a chi ama. E pareva che in realtà mi toccava e facevami sentire più dolore. Onde io ho soggiunto: dolce mio bene, in quanto a me non voglio altro che la tua santissima volontà, io non guardo né se mi dolgo né se godo, ma il tuo volere è tutto per me. E lui ha soggiunto: e questo io voglio, ed è la mia mira su di te. E questo mi basta e mi contenta, ed il culto più grande e più onorevole, ed è il culto più grande e più onorevole che mi può rendere la creatura e che mi deve come suo creatore. E l'anima facendo così si può dire che la sua mente vive e pensa nella mia mente. I suoi occhi, trovandosi nei miei, guardano per mezzo degli occhi miei. La sua bocca parla per mezzo della mia bocca. Il suo cuore ama per mezzo del mio. Le sue mani operano nelle mie stesse mani, i piedi camminano nei miei piedi ed io posso dire: tu sei il mio occhio, la mia bocca, il mio cuore, le mie mani ed i miei piedi. E l'anima può dire viceversa: Gesù Cristo è il mio occhio,
la mia bocca, il mio cuore, le mie mani e i miei piedi. E l'anima, trovandosi in questa unione non solo di volontà, ma personale, morendo, niente le resta da purgare. E quindi il purgatorio non la può toccare, perché il purgatorio tocca quelli che vivono fuori di me, o in tutto, o in parte. Continuando il solito mio stato più sofferente, capitolo 19, 12 febbraio 1904, è venuto il benedetto Gesù e da tutte le parti della sua umanità uscivano tanti rivoletti di luce che si comunicavano in tutte le parti del mio corpo. E da questi rivoli che io ricevevo uscivano da me altrettanti rivoli che si comunicavano all'umanità di nostro Signore. In questo mentre mi sono trovata circondata da una moltitudine di santi che guardandomi dicevano tra loro: se il Signore non concorre con un miracolo non potrà più vivere, perché le mancano gli umori vitali, il corso del sangue non è più naturale, quindi secondo le leggi naturali deve morire. E pregavano Gesù benedetto che facesse questo miracolo, che io continuassi a vivere, e nostro Signore ha detto loro. Della comunicazione dei rivoli, come vedete, significa che tutto ciò che essa fa, anche le cose naturali, sono identificate con la mia umanità. E quando io faccio giungere l'anima a questo punto, tutto ciò che opera, l'anima e il corpo, niente va disperso, tutto rimane in me. Mentre se l'anima non è giunta ad identificarsi in tutto con la mia umanità, molte opere che fa vanno disperse. Ed avendola fatta giungere a questo punto, perché non posso portarla io? Ora, mentre ciò dicevano, tra me dicevo: pare che tutti mi vanno contro. L'ubbidienza non vuole che io muoia, questi stanno a pregare al Signore che non mi portasse. Che cosa vogliono da me? Io non so perché quasi per forza vogliono che stia su questa terra, lontana dal mio sommo bene. E tutta mi affliggevo. Mentre ciò pensavo, Gesù mi ha detto: figlia mia cara, non volerti affliggere. Le cose del mondo vanno tristissime e sempre peggio, e sempre più peggioreranno. Se giunge il punto che debbo dar libero sfogo alla mia giustizia, ti porterò. E da allora non ascolterò più nessuno. Questi due capitoletti sono di una importanza straordinaria, anche perché, pur essendo ancora nel sesto volume, contengono alcune informazioni proprio legate al vivere nella divina volontà. E effetti straordinari che vengono prodotti, tra cui l'attenzione è da soffermare su due punti. Primo, il non passaggio per la sosta del purgatorio di un'anima che si trova a questo grado, ovviamente, di unione, che adesso ci mediteremo. E secondo, l'assunzione nella divina umanità di Gesù e quindi la divinizzazione di tutti gli atti di chi vive in questo modo, compresi, come Gesù spiega, le cose naturali, attraverso cui addirittura niente va disperso, ma tutto è preso dall'umanità di Gesù e indirizzato da lui a fini soprannaturali e avente un valore divino e quindi infinito. Ecco, diciamo che Gesù, pur come sappiamo in questi primi volumi, non facendo delle lezioni approfondite, ecco, su quella che potremmo chiamare la quiditas del vivere nella divina volontà, quindi quell'esplicitazione profonda che Gesù ha fatto di questo mistero, contenuto poi nel cuore del Padre nostro, il Fiat Voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, e quindi qui ancora non fa quelle grandi lezioni che raggiungono poi punte altissime, specialmente negli ultimi volumi, però qui comincia a far comprendere che stiamo entrando in un orizzonte nuovo. Sappiamo che grandi santi, insomma, c'è qualche testimonianza nel corso della storia della mistica, attendibile ovviamente, e della geografia cristiana, testimonianze riferite, insomma, da santi stessi che hanno visto anime sante passate all'altro mondo prima di loro,
purgatorio, chi chiedeva una messa o cose di questo genere. Quindi non passare per il purgatorio, come dice San Giovanni della Croce, tra l'altro, nei suoi scritti, è cosa molto difficile, perché occorre un tasso di purificazione. Gesù, San Giovanni della Croce dice esplicitamente nella, non mi ricordo se nella notte oscura o nella salita del Monte Carmelo, ma questo lo afferma, che solo chi è passato per la notte dello spirito, che è una cosa atroce, può pensare di risparmiarsi il purgatorio. San Giovanni della Croce parla di due stadi di purificazione, tra l'altro entrambi, uno attivo e uno passivo, cioè uno che l'anima, cooperando con la grazia, si autoinfligge, e l'altro che invece viene operato da Dio in maniera radicale e dolorosissima senza il concorso della creatura. È la notte dei sensi, dove praticamente avviene la purificazione da tutto ciò che distrae e attrae i nostri sensi, i cinque sensi. Quindi l'anima diventa divina, viene divinizzata nel senso che controlla perfettamente il gusto, non dà troppo importanza al tatto, è avanti nella mortificazione, che vive correttamente, santamente, in maniera conforme alla volontà di Dio, sta attento a quello che guardano gli occhi, le orecchie, eccetera. E poi più grave è la purificazione dello spirito, quindi quando i desideri, i pensieri, e appunto la volontà deve essere ristolta completamente, strappata, staccata da tutto ciò che è terreno, purificata da tutte le storie che si porta dietro e unita a Dio. Qui avvengono i momenti, quelli che per esempio racconta Santa Teresa di Gesù Bambino, dove una persona addirittura gli sembra di aver perso la fede, sente quella eredità profondissima, si sente abbandonato, sono delle cose atroci. Ecco. Passato questo, ecco, tutto, pensate quanta robaccia ci portiamo dietro con la nostra volontà umana, e si è disposti all'unione con Dio profonda, e se si muore a non passare in purgatorio. Questo è quello che racconta San Giovanni della Croce, è dottore della Chiesa, insomma, quindi non è discutibile, insomma, la sua dottrina su questi punti, no, certamente per chi ci crede, per chi è cattolico. Ecco, qui Gesù che cosa dice? Ecco, vedete quanto è importante, no? Che prende il pretesto da questa risposta di Luisa, che Luisa nella sua semplicità, questa risposta sarebbe una risposta di questo genere, adesso non voglio esagerare, insomma, ma nel processo di canonizzazione che è aperto quello di Luisa, insomma, una risposta di questo genere fa guadagnare molti punti, insomma, verso l'eroicità delle virtù, no? E, dolce mio bene, in quanto a me non voglio altro che la tua santissima volontà. Io non guardo né se mi dolgo né se godo, ma il tuo volere è tutto per me. Queste non possono essere, non possono e non devono essere chiacchiere, perché a dirlo una cosa di questo genere, uno può anche leggere questa frase e andarla a presentare a Gesù, poi bisogna vedere se uno la vive, se è vero. Cioè, se uno è capace, dice, lei stava un pochino male, dice il confessore, dice prega Gesù che la alleggerisca, dice guarda che se io te tocco, gli dice Gesù, mica è detto che stai meglio, perché la mia umanità fu tutta intrisa di dolore e io mi diretto di comunicarlo a chi amo. E che vogliamo fare? Chi di noi direbbe Signore fai pure, non ti preoccupare, calca la mano, dove vuoi farmi soffrire? Nel corpo, nei sensi, nello spirito, nell'anima, nei desideri, negli affetti. Dove? Vai tranquillo, non ti preoccupare. Io voglio solo quello che vuoi tu. Il tuo volere è tutto per me. Cioè, nell'io voglio solo quello che vuoi tu è la quintessenza di ogni santità. Ed è la rampa proprio di lancio, perché poi, in fondo, vivere nella divina volontà, fermo restando quegli atti particolari, che comporta assolutamente questa identificazione. La Madonna non ha mai fatto un atto di volontà proprio, mai. Ed è la principessa del regno della divina volontà. Oggi è la vigilia dell'Assunta, ossia la vigilia della festa della divina volontà, come ne sappiamo bene dagli scritti di Luisa, no? Perché ecco l'Assunta, ecco colei che non solo non è passata per il purgatorio, ma non ha neanche vissuto il travaglio della morte, ha avuto una sospensione dello spirito, rapito in Dio,
lo spirito tornato nella carne si è ritrovata la carne portata dagli angeli in paradiso. Questo è quello che è successo il giorno dell'Assunzione, no? Detto proprio in due parole. Quindi, senza conoscere non soltanto la corruzione, che la corruzione, il principio della corruzione anche del nostro corpo sta nella corruzione della nostra volontà, ma nemmeno, cosa che è impossibile, il travaglio della separazione innaturale dell'anima dal corpo, che è, secondo la dottrina della Chiesa, conseguenza immediata e diretta della separazione dell'anima da Dio. Ma la Madonna non soltanto non ha avuto la separazione dell'anima da Dio, d'accordo? Ma è stata completamente, ininterrottamente fusa con la divina volontà, senza nessuna intermissione temporale neanche minima. Allora Gesù, attenzione, dice che il purgatorio tocca a quelli che vivono fuori di me o in tutto o in parte. Attenzione a questa espressione, non dice quelli che vivono contro di me, per quelli che vivono contro di me, se non si pentono, come sappiamo, non vanno in purgatorio, quelli che sono nemici di Gesù, quelli che lo contrastano, quelli che lo odiano, quelli che non lo riconoscono come Salvatore e non lo vogliono. Quelli non sono quelli che vivono fuori di Gesù, ma vivono senza Gesù volontariamente o contro Gesù. Può invece vivere fuori, come ordinariamente accade, anche un fedele di Gesù, nel senso che non è tanto addentro alla sua umanità, quindi non vive lo stato di fusione, perché ha delle riserve, perché ha delle paure, trattiene delle cose per sé, no? Queste cose ce le dicono già i Vangeli, no? Pensiamo all'esempio emblematico del giovane ricco, che dinanzi alla proposta d'amore di Gesù, quella è una proposta d'amore, non è la proposta di un sacrificio, torna indietro perché era attaccato ai beni. Abbiamo visto la meditazione di ieri, no? Basta una piccolissima cosa, ecco perché Gesù dice sempre nel Vangelo, perché queste cose le esplicitano il Vangelo, cioè la dottrina aurea della divina volontà non è altro che un'esplicitazione della Sacra Scrittura e anche, a mio modestissimo avviso, di tutto quanto il patrimonio dogmatico che è già nella Chiesa. Viene tutto semplicemente esplicitato. Ecco perché non può non avere diritto di cittadinanza, se rettamente compresa dentro la Chiesa Cattolica. Non può. E ecco perché non ti porterà mai fuori dal cuore della Chiesa Cattolica una dottrina del genere, ovviamente rettamente intesa. Mai, d'accordo? Proprio è più facile un altro che un cammello passi per la gola di un ago, d'accordo? Non cammello, facciamo un treno Freccia Rossa, passi per la gola di un ago, piuttosto che questa dottrina ti porti fuori della perfetta comunione con la Chiesa unica di Cristo, sua sposa, custode della rivelazione e maestra e madre di tutta quanta l'umanità. Assolutamente, perché il compito di questi scritti non hanno altro che portarci dentro il cuore della Chiesa e tirare fuori dal tesoro che già la Chiesa ha tutti i gioielli, tutte quante le ricchezze, tutte quante le bellezze, no? Ecco. Un po' a me, oggi è la festa di San Massimino Maria Colbe, a me a volte sembra che questi scritti, nei confronti, insomma, del patrimonio della Chiesa, sono un po' come alcune intuizioni di San Massimiliano nei confronti di San Luigi, no? San Massimiliano Maria Monforte ha copiato fondamentalmente San Luigi Maria Monforte, che lui sì ha avuto delle grosse intuizioni mariane, ha praticamente scritto come dire, la piattaforma base di tutta quanta la devozione vera alla Madonna. Diciamo che San Massimiliano Maria Colbe ha messo qualche dettaglio, ma non c'è. Ha usato tutta la dottrina di San Luigi, lo dice esplicitamente nei suoi scritti, la dottrina del Beato, allora era ancora Beato Maria Elena Monforte, è la nostra dottrina. Ci ha messo qualche ritocco, qualche abbellimento ulteriore, è come se uno mettesse un'aguglia sopra una grande cattedrale gotica, no? Penso per esempio che uno dice sì, schiavi va bene, ma andiamo ancora oltre, ma proprio mettiamoci come cose nelle mani della Madonna, cioè impediamo alla nostra libertà anche di ribellarci se ci dovessimo impazzire ad una tanto soave e celeste e buonissima e materna padrona, no? Ma è tutto già contenuto, non dice assolutamente nulla di nuovo San Massimiliano, no? Anche il suo apostolato con i mezzi di comunicazione sociale
L'anima mariana è un'anima apostolica per antonomasia, come San Luigi insegna, no? Anche quando parla degli apostoli degli ultimi tempi, perché l'anima mariana è iperattiva nella salvezza delle anime e nel procurare la gloria di Dio, d'accordo? Certamente usa i mezzi anzitutto mariani, quindi i mezzi silenziosi della preghiera e del sacrificio, anzitutto, ecco, ma non è affatto escluso, anzi, chi può e chi deve che usi tutti i mezzi a disposizione per portare gli uomini a Dio, no? Ecco, quindi torniamo, in purgatorio ci vanno quelli che vivono fuori di Gesù, in tutto o in parte, quindi quelli che per esempio si accontentano di osservare 10 comandamenti, d'accordo, però quando stanno dinanzi ai consigli evangelici, ai precetti evangelici, cominciano a storcere la bocca, quindi fanno difficoltà a perdonare, non sono molto solleciti nell'amare al nemico, questi faranno un sacco di purgatori. Certo, se uno osserva 10 comandamenti, sta in quel minimo, diciamo, indispensabile, come dice Santa Teresa d'Avila, così facciamo la par condicio con San Giovanni della Croce, chi osserva i 10 comandamenti può sperare di conseguire con un certo grado di sicurezza la salvezza, d'accordo? Perché all'inferno ci va chi ritrasgredisce i comandamenti, quindi chi offende in maniera grave Dio senza essersi pentito. Oppure in parte, cioè sono quelli che sì, cercano di andare oltre, però sono quelli della meditazione di ieri, quindi si tengono, che cosa ti sei tenuto? Ti sei tenuto la stima propria, ti sei tenuto l'amor proprio, ti sei tenuto un po' d'affetti, anche a persone sante, ti sei tenuto la vanità, ti sei tenuto l'attaccamento terreno, ti sei tenuto l'interesse, e queste cose qui che impediscono appunto la fusione con la divina volontà saranno poi purificate in purgatorio, questo è certo, questo qui è. E quindi chi è che se ne scampa? Chi li ottiene già in questa terra. Ed ecco perché Gesù può dire: se tu stai a questi livelli, i miei occhi sono i tuoi occhi, i suoi occhi sono i miei, la sua bocca è la mia, le sue orecchie sono le mie, il suo cuore è il mio, le sue mani sono le mie, i suoi piedi camminano nei miei piedi, eccetera, eccetera. E io posso dire: tu sei la mia bocca, eccetera, eccetera, e l'anima viceversa può dire: Gesù è il mio cuore, le mie mani, i miei piedi, eccetera, eccetera. Quindi quando si raggiunge questo grado di fusione, una spia è tutto ciò che tu vuoi, io lo voglio. E qui dobbiamo fare nella nostra meditazione personale, attenzione, cioè, ok? Pensa alle cose più brutte, quelle che più temi, le cose che ti dilanierebbero il cuore, te lo stritolerebbero, te lo spaccherebbero in 100.000 pezzi. Tu sei capace di dire a Gesù: vuoi questo? Anche subito. Ma senza scherzare, sapendo che poi Gesù ogni tanto non è che scherza, poi ci ascolta. Ecco, se c'è questa disposizione interiore, stiamo sulla buona strada per raggiungere questa fusione. Poi Gesù riprende, approfondisce questa cosa, no? E cioè parla dell'identificazione. Cioè, dentro questa, come dire, non identificazione, perché c'è sempre una distinzione, dentro questa fusione, la fusione appunto non è l'identificazione, perché fa di due una cosa sola, certamente, ma nel rispetto dell'individualità della persona, no? Quindi, cioè, l'individuo rimane individuo, cioè la personalità rimane la sua. La Madonna è la piena di grazia, ma la Madonna ha una personalità, beato a chi la conosce, a chi la può conoscere, è sua, individuale. Al suo carattere, d'accordo? Ai suoi modi, è tutto divinizzato, ma è lei, d'accordo? Quindi non c'è nessuna spersonalizzazione in questo processo, ma anzi c'è un'esaltazione dell'individua personalità, perché nella persona individua c'è un tocco di Dio, nella singolarità e nelle peculiarità proprie di ogni singolo essere umano, di ogni singola anima creata da Dio, no? Ecco, però quando ci si fonde, ci si identifica, quando ci si fonde con la sua umanità, le cose naturali e le cose che sono fatte dalla persona vanno ad identificarsi con quelle operate dall'umanità di Gesù. E a questo punto l'anima e il corpo della persona convergono all'umanità santissima di Gesù e niente di tutto ciò che fa va disperso, niente, nemmeno le cose naturali. Questo è un altro effetto mirabile che Gesù avrebbe poi ulteriormente approfondito e spiegato più avanti nel tempo, no?
se non c'è questa identificazione in tutto, cioè nelle cose che vengono fatte con la umanità di Gesù, molte opere vanno disperse. Allora, questo è un principio teologico fondamentale, no? Cioè, noi sappiamo, guardiamo per esempio la liturgia della Chiesa, poi concludiamo, no? Cosa diciamo noi sempre? Noi presentiamo tutto quanto al Padre, sempre come? Come chiudono ogni preghiera della Chiesa? Per Cristo nostro Signore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio. Cosa si dice alla fine della preghiera eucaristica? Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Cioè, la divinità non guarda niente di noi se non attraverso l'umanità di Gesù Cristo. Non c'è altro modo per essere graditi a Dio, d'accordo? Cioè, la divinità deve avere questa lente, questo diaframma, d'accordo? Tra noi e lei, che è la santissima umanità di Gesù. Ogni cosa che esce da questa santissima umanità di Gesù, fosse anche, cioè, non è guardata con compiacenza dalla divinità, perché sta fuori. E cioè, le parole che San Paolo dice, che Gesù Cristo è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, sono verissime, sono, d'accordo? E non c'è solo la mediazione oggettiva che lui ha operato, c'è anche la mediazione soggettiva. Cioè, se prego la preghiera gliela presento per Cristo nostro Signore, ma se opero, io tutto quello che faccio, e tutto quello che fate in parole d'opere, scrive San Paolo, tutto si compia per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Quindi, vedete come nella Divina Volontà, cioè, per esempio, il tema della imitazione di Cristo, cioè il quinto Vangelo, così veniva chiamato, un libro tanto caro a Santa Teresina, era l'imitazione di Cristo. Sempre è stato insegnato che la grandissima santità, la più grande santità, consiste nella imitazione di Cristo. Che cosa porta l'imitazione? Alla progressiva conformazione della tua umanità a quella del Maestro. Figuriamo, quindi, la Divina Volontà radicalizza fino all'ultimo estremo questo itinerario, no? Cioè, un'imitazione che porta all'identificazione, d'accordo? E il presupposto di questo tipo di processo è quella frase che Luisa ha pronunciato: io non guardo né se mi dolgo né se godo, ma il tuo volere è tutto per me. Ecco, ci accingiamo a vivere una nuova giornata, vediamo se il suo volere è tutto per noi, se tutto quello che dispone, dalle cose tipo il caldo, d'accordo, in questo periodo, alle altre, gli incontri, le persone, le situazioni, vediamo se tutto quello che lui vuole ce lo prendiamo come il tutto per noi. Fa niente che sia prospero o avverso, non sia niente, fa niente che sia gradevole o sia sgradevole, eccetera. Vediamo quando arriveremo a questo punto, speriamo presto, allora vivremo davvero questa bellezza, ecco, identificazione dei nostri atti con quelli compiuti dall'umanità santissima di Gesù e loro, quindi, immediata divinizzazione e come dire, uso da parte dell'umanità santissima di Gesù per la gloria di Dio e la salvezza di molte anime. Concedici, o Santa Vergine Divina Maria, ecco, oggi nella vigilia della tua festa, di poter sinceramente fare questo esercizio davanti a Gesù. Voglio davvero tutto ciò che Lui vuole. Sono pronto a questo. A qualunque cosa, fosse anche quella che maggiormente mi colpirebbe, mi distruggerebbe, mi dilanierebbe interiormente. Se Gesù la volesse, io la vorrei. Ecco, come tu giungesti a tanta perfezione, aiuta noi, tuoi figli, e sinceramente devoti, anche se molto imperfettamente devoti, a giungere
dove sei arrivata tu. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.